la costellazione della Vergine, una costellazione molto ampia, però costelle poco appariscenti, tranne la stella più luminosa, l'Alfa. Adesso su queste due stelle, queste due, se voi siete dei buoni osservatori, qualcuno noterà qualcosa. Una è doppiata. Quello scintillio, praticamente, è dovuta alla, ai movimenti atmosferici e che provocano quel famoso scintillio. Questa qui non scintilla perché? Perché non è una stella, è un pianeta. Questo è il cosiddetto pianeta rosso o Marte. Guardi, c'è pure un colore diverso. Perché è rosso? Quindi, come vedete, questa scintilla, questa sta... Perché? Perché in pratica riflette la luce che proviene dal Sole, quindi è illuminata e non riflette, non è illuminata di luce propria. Queste benedette di... A che distanza stanno quelle due? Allora, Marte sta intorno ai 100 milioni di chilometri, quella sta a oltre 200 anni luce da noi. È una stella che ha un diametro circa 10 volte quello del Sole, sapendo che il Sole ha un diametro di 1.400.000 km. Adesso attualmente sorge una mezz'ora prima del Sole. Sorge adesso. È la prima, vero? Sì, la stella, cioè si vede una cosa luminosa. Marte diciamo è semplice da individuare perché lo vediamo rosso, ma Venere la vediamo splendente, di una luce bianca. Esatto, e quindi, ma poi tra l'altro esatto, la sua caratteristica è l'albedo, cioè la reflettività. Siccome ha un'atmosfera molto spessa, la luce del Sole dentro non penetra, quindi la riflette quasi tutta quanta. Ecco perché la vediamo in questa maniera qui. Questa è la costellazione della Bilancia, che parte da questa stella, arriva qua. Non si notano bene le costellazioni perché molte stelle hanno bisogno di un cielo che secondo me stasera non è proprio l'ottimo, non c'è una visibilità molto buona, evidentemente c'è molta, oltre alla luce c'è molta cosa. Qui stiamo sulla famosa eclittica, cioè l'eclittica sarebbe il cammino apparente del Sole, perché il Sole non cammina, però laddove ci stanno gli incontri con pianeti e soprattutto le costellazioni dello zodiaco. Questa è la costellazione della Vergine, non molto appariscente, quindi qualcuno si può identificare con questa costellazione. Andando avanti, procedendo sull'eclittica, arriviamo ad una costellazione che è facilmente riconoscibile anche per la forma. Questo è lo Scorpione. Vedete le chele, le tre stelle perpendicolari. Il cuore dello Scorpione è una gigante rossa, Antares, che dista circa 600 anni luce da noi, e questa stella, appunto, è una gigante rossa, addirittura si dice che sia già esplosa. Perché? Perché gli astronomi hanno rivelato tracce di nichel e cobalto 56. Questi due elementi sono gli elementi che mettono fuori le supernove, e quindi praticamente questa stella in teoria dovrebbe essere scoppiata, esplosa, però ancora non ci arriva, perché noi quando guardiamo le stelle, guardiamo nel passato, cioè se questa sta a 600 anni luce da noi, la vediamo come era 600 anni fa. Quindi ovviamente la luce, prima che giunga da noi, se esplosa in questo momento, ci passeranno altri 600 anni. La vedranno esplosa. La costellazione dello Scorpione si avvicina molto al centro galattico. Noi qui, purtroppo le luci non ci danno ragione, l'idea. Qui in questa è una costellazione del Sagittario. Il Sagittario è una costellazione, lo stesso poco appariscente, però è importante perché... Perché né in questa costellazione c'è il centro galattico. Il centro della nostra galassia si vede, lo si può rilevare da questa costellazione.
nel cui centro c'è una grossa forma di radiosorgente, Sagittarius A, che praticamente si dovrebbe identificare con il famoso buco nero che regola e che attrae la materia e che fa girare, funge da motore della nostra galassia. In questa costellazione inoltre ci stanno tante di quelle formazioni stellari, nebulose. Le nebulose sono frutto di esplosioni di stelle, di supernove, che hanno lanciato nell'universo, nello spazio, enormi quantità di materia. E vedendo le foto di queste nebulose, è una che è bellissima, che rappresenta una collana di un diadema praticamente, con tanti punti verdi. Quelli sono tutti, ad esempio, il verde e l'ossigeno ionizzato due volte, cioè praticamente quei colori si danno per distinguere i vari elementi che poi producono queste stelle, perché poi in effetti nel cosmo tutta questa materia si ricicla, cioè questa materia che viene messa fuori dalla stella che esplode, prima si allontana, poi man mano si riaggrega formando delle nubi di gas e di materia che alla fine, a causa della forza di gravità, si riaggregano e riescono a formare altre stelle. Infatti una delle grosse fucine di stelle la teniamo nella costellazione di Orione, che incominceremo a vedere verso settembre, perché è una costellazione invernale. Lì ci stanno all'interno della costellazione due grosse nebulose dove stanno nascendo proprio delle stelle. Quindi l'universo è in continua evoluzione, in continua espansione. Girando un poco più sopra vediamo la costellazione di Ercole. Il figlio di Giove è stato messo dalla mitologia greca, è stata messa in cielo, in evidenza. Arrivando da questa parte ci troviamo di fronte alla costellazione dell'Aquila, la cui stella principale, quella più splendente, che si chiama Altair, è un nome arabo che significa il betto dell'Aquila. Questa stella ha un diametro di circa due volte e mezzo quello del Sole, dista da noi 8 anni luce, quindi è una delle stelle più vicine a noi, tranne dopo Sirio e dopo Proxima Centauri, che è la stella più vicina, che sta circa, esatto, a 4 anni luce di distanza da noi. Il Voyager ci arriverà fra qualche migliaia d'anni. Perché sta andando proprio verso quella costellazione. Poi ce lo racconterà. Proseguendo qui sopra, questa è una piccolissima costellazione appena visibile, purtroppo distante, è il Delfino, sembra un delfino che si sta diciamo tuffando nell'acqua. Ci vuole proprio un sacco di fantasia per vedere tutti questi cazzi. Chi ha inventato le costellazioni non aveva questi problemi di luci, cioè, prima stai ecco. In alto mare, stai tranquillo. No, ma non c'erano le luci, è diverso. Tu pensa che in America durante un blackout la gente si preoccupò, ma che vide il cielo per la prima volta per com'è davvero, dici che so, gli alieni e tutte queste stelle. Che noi non siamo più abituati a guardare il cielo a causa dell'inquinamento luminoso, che veramente non ci consente di ammirare le bellezze che il cielo deve avere. Devi andare in alta montagna, ecco perché i telescopi li fanno in alta montagna, prima di tutto perché l'atmosfera lì è più rarefatta e quindi diciamo c'è meno turbolenza e quindi hanno un seeing molto più efficace rispetto a quello che teniamo noi.